Il massaggio con Cetilar Crema aiuta a ridurre il dolore articolare. Traumi sportivi, contusioni, stiramenti e contratture? C'è il massaggio con Cetilar. Una crema a rapida azione da Pharma Nutra. Prendiamo la linea dalla sala stampa Passaponti dell'Arena Garibaldi, dove si è appena conclusa la gara tra Pisa e Spal. 3-0 per i nerazzurri, un risultato pesante ma ampiamente meritato dalla squadra di mister Luca D'Angelo, che ha trovato il vantaggio sul finire del primo tempo con Marzura, ha saputo amministrare con grande ordine e nel finale ha piazzato l'1-2 decisivo con Mazzitelli e Siega. Sentiamo i protagonisti di questa gara, oltre a mister Luca D'Angelo, uno degli autori dei gol, Luca Mazzitelli, e Alessandro De Vitis. Con il tecnico del Pisa, Luca D'Angelo, è appena finita una partita bella, importante, una vittoria meritata per i tuoi ragazzi. Sì, abbiamo meritato la vittoria, abbiamo giocato bene nel primo tempo e ci siamo ripetuti nella seconda frazione. Probabilmente avremmo anche potuto fare qualche gol in più e non abbiamo mai rischiato contro una squadra molto forte come la Spal. E dunque dobbiamo essere molto così soddisfatti dei nostri ragazzi. Senti, l'avevi detto prima della partita col Cittadella, poi purtroppo è andata male in Veneto e il momento era difficile, è ancora difficile, però nessun piannisteo, la squadra c'è, i ragazzi sono tanti e pronti ad ogni battaglia. Sì, la difficoltà di tutti i giocatori che abbiamo fuori viene nel momento in cui, in una settimana in cui ci sono tre partite, non riusciamo a fare i soliti nostri giri di giocatori. Siamo una delle formazioni che cambia più spesso formazione, hanno un minutaggio tutti molto alto i nostri giocatori. È ovvio che adesso avendone solo 15-16 la cosa diventa più difficile, però ripeto, oggi chi ha giocato e chi è subentrato l'ha fatto nella maniera migliore per noi. Senti, difficilmente parli dei singoli, però stasera forse è giusto spendere due parole per Marzura, che sta proseguendo nel suo percorso di crescita, e per Quaini, che ha fatto quasi tutta la partita con una brutta ferita alla gamba. Sì, sono stati entrambi molto, molto bravi. Marzura è un giocatore importante, andava solo aspettato a livello di qualità di fisica, nel senso che non era al top quando è arrivato. Adesso sta bene, l'ha dimostrato. Quaini è un giocatore che sta crescendo moltissimo, che ha doti tecniche non indifferenti, è anche molto bravo a non scarmare la difesa, è sicuramente un giovane molto interessante. Senti, dove ha vinto la partita stasera al Pisa? Io credo che la squadra si è mossa molto bene nelle due fasi. Quando non aveva la palla la riconquistava subito e riusciva ad imbastire subito azioni pericolose, e quando ce l'avevamo l'abbiamo gestita ancora meglio e abbiamo creato tantissimo. Pisa adesso a quota 40 punti, quanto è distante ancora il primo obiettivo della stagione, ovvero quello della salvezza? Questo non lo so, credo che per noi la cosa più importante è quella di pensare soltanto alla gara prossima che arriva e non fare nessun tipo di matematica, cose di questo genere non servono a mio avviso. Noi dobbiamo cercare al massimo ogni partita, poi la matematica nel calcio è sempre difficile, fare
prospettive, qui vinco, qui non lo so, giocare al massimo tutte le partite, l'unica cosa che si può fare è al meglio. Ecco, ultima domanda proprio, te la faccio sul prossimo step di questo campionato. Sabato andiamo a Pordenone, un'altra partita difficile, però ci arriviamo con l'abbrivio di questo bel successo. Sì, è sicuramente una partita non semplice, però la possiamo affrontare al meglio perché siamo molto felici del risultato di questa sera. Lasciami ringraziare i tifosi che anche oggi, prima della partenza del Pullman, sono venuti a salutarci con uno striscione. Credo che abbiano avuto un effetto molto, 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 molto positivo sui ragazzi. Luca Mazzitelli segna il 2-0, la partita questa volta finisce 3-0 per il Pisa. Sì, è una vittoria importantissima, sono contento del mio contributo, ma sono contento della prestazione di tutta la squadra perché dopo la sconfitta di Cittadella dovevamo reagire qua in casa contro una diretta concorrente, quindi sono veramente contentissimo perché la partita che dovevamo fare ci siamo riusciti. Senti, Pisa, lo hai anticipato te, ha dato una bella risposta dopo una settimana difficile, la sconfitta che ha lasciato l'amaro in bocca di Cittadella, stasera niente da dire. Sì, infatti noi non credevamo alle assenze, al periodo diciamo difficile che ovviamente ci sta, ma non ce ne siamo assolutamente presi come alibi, anzi abbiamo cercato di lavorare noi che eravamo sul campo, di stringerci e di affrontare questa partita al meglio perché sapevamo che poteva essere fondamentale per il nostro proseguo del campionato e così è stato. Senti, Pisa sta viaggiando con qualche punto in più rispetto all'andata a partite identiche. Cosa vuol dire questo? Che il Pisa è cresciuto, il Pisa guarda da un'altra parte in classifica? Il Pisa è cresciuto, possiamo dire di sì. Ovviamente all'andata, abbiamo detto tante volte, abbiamo avuto dei problemi all'inizio, più a livello di risultati, ma stiamo facendo una buona marcia. Forse ci manca ancora un po' di continuità per arrivare dove vogliamo stare, quindi dobbiamo proseguire così e affrontare le prossime partite con questo atteggiamento, con questa voglia, con questa cattiveria di arrivare al risultato, perché abbiamo dimostrato che quest'anno veramente possiamo dire la nostra. Con tanti giocatori che possono dare il contributo importante perché oggi non dimentichiamoci, non sono alibi, però come ho detto prima ci sono ragazzi importanti a casa e però quelli che sono andati in campo stasera hanno fatto di tutto per non farli rimpiangere, ma siamo sicuri che quando torneranno ci daranno ancora di più una mano e ci faranno affrontare ancora meglio le ultime partite. Senti, la cosa che ti è piaciuta di più della squadra stasera? Il fatto di non avere frenesia, ma di essere una squadra matura, perché abbiamo iniziato fin da subito a tenere il pallino del gioco in mano e abbiamo rischiato poco. Poi siamo stati bravi a colpire quando abbiamo avuto l'occasione e siamo stati bravi a chiuderla. Ultima domanda, sabato si va a Pordenone, poi ci sarà la sosta, un'altra partita importante. Sì, andiamo a Pordenone, adesso dobbiamo festeggiare stasera, poi dimentichiamo subito questa partita e dobbiamo andare lì comunque con lo stesso spirito per cercare di portare altri punti a casa e poi recuperare nella sosta le energie ai giocatori. Con Alessandro De Vitis al termine di Pisa Spal, un 3-0 che ci sta perché il Pisa ha condotto la gara dall'inizio alla fine, una vittoria possiamo dire meritata. Sì, penso che si possa dire che è una vittoria meritata. Abbiamo fatto una grandissima partita, secondo me, sotto tanti punti di vista, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista del sacrificio. Penso sia una delle nostre partite più riuscite oggi contro un avversario che è vero che magari poteva essere in difficoltà, come lo siamo noi, però parlo dal punto di vista delle assenze, però penso che abbiamo messo grandissimo furore agonistico e ci volevamo anche un po' rifare dalla brutta figura dell'andata. Senti, venerdì le cose erano andate non benissimo, però si era visto che la squadra fino all'ultimo ci aveva provato, lo stesso spirito con il quale ha iniziato la gara di stasera e stasera è andata bene. Sì, venerdì a Cittadella non abbiamo fatto una brutta partita, secondo me. Abbiamo preso due gol i primi 30 minuti, che contro una squadra come Cittadella è poi difficile recuperare. Però, secondo me, come spirito, come atteggiamento, anche a Cittadella avevamo fatto comunque una buona partita.
È chiaro che comunque anche gli episodi poi determinano il corso delle gare, quindi a Cittadella dopo 7 minuti eravamo sotto e qui invece abbiamo comunque giocato un ottimo primo tempo e siamo riusciti poi a sbloccarla con Davide sul finire del primo tempo e poi il secondo tempo non abbiamo neanche sofferto più di tanto, abbiamo poi sfruttato gli spazi che ci hanno concesso. Possiamo dire che oltre a 3 punti stasera il Pisa ha superato un esame di maturità, perché come hai detto te, gestire la partita, trovare il vantaggio, gestirlo senza soffrire poi tanto e chiuderla senza patemi, ecco, contro una squadra come la Spal è un bel segnale. Sì, sì, assolutamente. Volevamo dare un segnale più che a noi stessi, perché noi comunque siamo sempre convinti del lavoro che facciamo anche all'esterno. Magari dopo Cittadella si poteva pensare che la squadra era condizionata da tutte queste assenze, dalla situazione che c'è stata, e invece comunque all'interno del gruppo e dello spogliatoio siamo sempre stati consapevoli di poter anche sopperire a questa emergenza. Eravamo convinti di fare un'ottima partita a Cittadella e purtroppo non è andata così, e avevamo grande voglia di rivalsa oggi e fortunatamente è venuta fuori una bellissima partita. Pisa quota 40 punti, da che parte guardiamo adesso? Come avevo detto pochi giorni fa, una partita per volta, e ripeto che comunque siamo un gruppo ambizioso e mancano 9 partite e speriamo di recuperare più giocatori possibili e speriamo di finire in crescendo, e così facendo secondo me possiamo fare belle cose. Per rimanere aggiornati su tutte le novità del Pisa Sporting Club e per guardare i nostri contenuti in esclusiva, iscrivetevi al canale.